questa forbice dei grandi manager che se ne vanno. Io ho preso due, se vi ricordate, io andavo a dire che la Parmalat era fallita un anno prima. Sarebbe bastato un mezzo telegiornale di questi che adesso fanno finta. 5 minuti di avvisare 30.000 famiglie e non avrebbero perso il loro risparmio. Zero. Invece se li erano comprati tutti. Giravo io, non perché ero più onesto, lo dicevo io perché non mi avevano offerto niente. Se mi offerto, no. E allora giravo, compravo due azioni e andavo alla Telecom, di nuovo, disintegrata, un patrimonio meraviglioso, siamo 78esimi come velocità del download, siamo sotto l'Algeria, sotto la Tunisia come velocità del download. Non c'è rimasto più niente, ha portato via le grandi aziende che erano dentro, era una società meravigliosa la Telecom, aveva cablato quasi tutte le città con la fibra ottica, non c'è rimasto più niente, un parco macchine, niente, neanche un'ape, 100.000 miliardi di immobili, niente, vanno dentro e spolpano, e poi Tronchetti se ne va con 100, 120 milioni di euro, lasciando 30, 40 mila famiglie da licenziare, siamo questi, allora basta stipendi così. Gli stipendi si calcolano prima, si fa una forbice 1-12, non 1-1500, i manager di Unicredit prendono 1500 volte lo stipendio del loro impiegato, basta, 1-12, 12 volte è il massimo che puoi guadagnare in base allo stipendio minore del tuo impiegato, lo porteremo, ma è meraviglioso, ma loro vanno... Vado al Monte dei Paschi, ve la dico questa, perché è vita mia, vissuta, così, ma queste cose le ho fatte prima del movimento e adesso è capitato al Monte dei Paschi. Sono andato lì alle 6 del mattino, avevo 4 azioni del Monte dei Paschi, è crollato, ho perso 18 euro. Sono andato lì perché c'era la riunione degli azionisti, mi sono iscritto alle 6 del mattino, sono andato lì alle 6. E ho parlato per primo, mi sono messo la giacca, mi sono messo la camicia bianca, ho detto non devo dire parolacce, non sudare, stare calmo, ho fatto un corso gandiano e sono entrato e ho visto gli impiegati della banca con gli occhi gonfi perché è chiaro, perderanno il posto, 4.000 se ne andranno a casa e alcuni, anzi non più di alcuni, hanno perso il loro TFR perché l'hanno investito nella loro azienda, pagandolo 5 euro ad azione, adesso l'azione vale 0,22. Ho visto i piccoli azionisti, anche loro con gli occhi gonfi, hanno perso tutto il risparmio. Gli unici tranquilli era il CDA. Il CDA, con questo profumo che era lì per gestire il crack di questa banca, lui che è inquisito per frode fiscale. Era lì il profumo che mi guardava con un po' di sufficienza e io dicevo perché mi guarda così con sufficienza e ho cominciato a dire, a parlare, avete preso una banca la più antica del mondo, una banca che valeva prima del 95, valeva 20 miliardi di euro, adesso meno di 2 miliardi e sta andando giù, avete preso una banca meravigliosa piena di cose, delle famiglie senesi, delle famiglie toscane. Era una banca ricca, piena di tenute, palazzi, assicurazioni, altre banche. E nel 95 avete fatto cosa? Una fondazione. E la regione, la provincia, il comune di Siena hanno messo dentro la fondazione tutti i loro uomini degli S e del PD. Hanno messo sul mercato beni che non erano loro, li hanno espropriati ai risparmiatori e hanno fatto entrare i loro colleghi, tra virgolette. I grandi capitali di industria con le pezze nel culo. Hanno aperto al mercato, sono entrati i Caltagirone, sono entrati gnuti che si sono svenduti tutto, non c'è rimasto più niente, hanno venduto tutto, beni che non erano loro. Poi, visto che vendere era così di routine, hanno comprato una banca, l'Anton Veneta, tanto per avere un collegamento magari con i leghisti in Veneto, una banca che valeva 3 miliardi la pagano 10. E rilevano una banca che oltre ai 3 miliardi aveva, di costo aveva 7 miliardi di perdita. 10 meno 3, 7 più 7 di perdita, 14. Guardo in faccia Profumo e dico, avete un buco di 14 miliardi. Lui mi guarda e mi dice, buco? Ma dove ha preso questi dati? Con questa sicurezza. Perché sanno già come andrà a finire. Non era minimamente preoccupato perché sapeva
po' in crisi, perché dove ho preso questi dati? Erano su tutti i giornali i dati, mentre io parlavo così. La procura invece il giorno dopo, un po' per la mia immissione in questa cosa, un po' non so perché, il giorno dopo vengono fuori che non sono 14 miliardi, partono tangenti che vengono ripulite a Londra e ritornano, il buco è di 21 miliardi, 21 miliardi, il doppio della Parmalat. Siamo di fronte al più grande scandalo finanziario della storia della Repubblica, E allora che cosa succede? Te lo dico io. Abbiamo già dato 4 miliardi delle nostre tasse, 3,9 miliardi. Più o meno l'ammontare dell'IMU per riparare. Ora una banca, lo so anch'io che non può fallire. Non può fallire perché la banca non fallisce. Falliscono migliaia di famiglie, non si può. Ma finirà? Come finirà? Che diamo dei soldi a un SPA, basta. Facciamo come in Inghilterra, che quando le banche così, sono così. In Inghilterra, non in Unione Sovietica, si nazionalizzano. Ci prendiamo la banca, ce la prendiamo noi con tutti i 21 miliardi. A due condizioni. Uno, che si faccia subito una commissione, si metta sotto processo tutti i vertici del PD dal 95 a oggi, subito, altro che figlio di meccanico. Che si apra un'altra commissione, che si metta sotto inchiesta chi doveva controllare e non ha controllato, la Banca d'Italia con Draghi, la Consob. E allora capisci tutto lo scudo fiscale, capisci perché il PD non è andato a votarlo in gruppo. Perché l'ha fatto passare, poteva cadere il governo del nano, ma non l'ha fatto cadere, perché ha sempre fatto finta. Guarda che il nano mi sta sui coglioni, perché lo sai chi è, perlomeno è un mentitore, è un ologramma, è come parlare con Mastro Lindo, ma lo sai. Invece questi hanno fatto finta di fare un'opposizione per 20 anni, hanno governato insieme e si sono passati la borraccia come coppie barbare. Bene, allora faremo così. Hanno fatto lo scudo fiscale, si sono ripuliti i soldi col 5%, a te ti fanno chiudere, paghi le tasse del 50-70%, loro col 5% si sono... Io mi aspettavo che nel più grande scandalo, dove sono coinvolti tutti i vertici dello Stato, ci fosse stato il nostro Presidente della Repubblica che avesse dato un pugno sulla scrivania e avesse gridato fuori i nomi e fuori i soldi. Invece lui ha accarezzato la scrivania e ha detto privacy, sotto elezioni se ne va. È veramente incredibile questo paese, è veramente incredibile. Qui bisogna far presto, signori, non ce la facciamo più, bisogna far presto immediatamente. Lasciar perdere questi fantasmi che sono ormai il passato. Bisogna aiutare immediatamente chi non ce la fa, subito, in emergenza. Dobbiamo diventare una comunità. Nessuno deve rimanere indietro. Spero che non mi copino anche questa. Nessuno deve rimanere indietro. E allora immediatamente dobbiamo fare uno, il reddito di cittadinanza, come in tutte le parti e in tutti i paesi civili. Un reddito di cittadinanza per chi perde il lavoro, per chi non ha più reddito in questo paese. E si fa il lavoro. Tutti che chiedono il lavoro, grillo al lavoro, penso al lavoro, vado nei posti il lavoro, ma che cos'è il lavoro? Se adesso in Germania i più grandi quotidiani e le televisioni parlano di lavoro, parlano di abbassare l'orario di lavoro, parlano di arrivare a 30 ore settimanali in Germania, allora è questo il passo del lavoro, è questo, il lavoro che cos'è? Io arrivo dalla Sardegna, dal Sulcis, il posto col più basso tenore di vita d'Europa, e il lavoro è quello lì. Sono andato a parlare con i minatori che volevano il lavoro, i minatori, 1300 euro al mese a 500 metri a cavare carbone di terza scelta, a morire di silicosi a 50 anni, quello lì è lavoro. Che cos'è il lavoro? Il lavoro è farti il culo per far studiare tuo figlio, farlo laureare, gli fai fare il master, o se ne va dall'Italia, o se no se vuol lavorare, vai in un call center a 500 euro al mese, che ci vanno i figli nella Fornero a fare questo lavoro.